Quest'anno siamo particolarmente contenti, non solo per la rassegna Città del Natale che è andata evidentemente bene, ma per tutto il 2023 che è stato un anno veramente importante in termini di presenze turistiche nel nostro territorio. 80.000 presenze stimate tra settore alberghiero ed extra alberghiero, quasi 30.000 gli accessi agli infopoint ed infine l'importante posizionamento di Arezzo sul mercato turistico italiano, 35esima destinazione turistica e seconda per crescita della domanda in Italia nel periodo che va dal 15 ottobre 2023 al 4 gennaio 2024. Insomma, un'edizione da incorniciare, quella di Arezzo Città del Natale che si è appena conclusa, come raccontano i dati monitorati dalla Fondazione Arezzo in Tour. L'incremento delle locazioni turistiche del 30% a livello di presenze, che è tantissima roba, e sono poi quelle presenze che sono sempre in discussione quando vengono fatti i report e gli studi, e quindi per noi vogliono dire tanto. Un bilancio che nell'anno 2003 vede il record assoluto di presenze turistiche confermato dagli importi della tassa di soggiorno registrati dal Comune di Arezzo. E quindi sicuramente ci dovremo porre il tema di qual è il vero ritorno della Città del Natale, non solo per l'indotto economico che è evidentissimo, ma anche per l'amministrazione comunale che tante risorse, tanti uomini mette a disposizione della Città del Natale, e quindi pensiamo a porci il tema di ritoccare la tassa di soggiorno. Quello che entra di tassa di soggiorno noi lo spendiamo per fare turismo. È chiaro che se questa dovesse incrementare a livello di importo unitario avremmo delle risorse in più. Ottimi anche i risultati dei musei che solo nel periodo della manifestazione, grazie al sistema Musei di Arezzo, hanno registrato oltre 17.000 accessi. Sicuramente la città da questa visitazione concentrata in questi due mesi ne trae un grande vantaggio. I residenti del centro storico ne hanno alcuni fastidi, non c'è alcun dubbio, che però possono essere a mio avviso completamente, diciamo, compensati dal grande vantaggio che tutta la città ne riceve, non soltanto loro.